colpi di scena e goleade, questo riserva la seconda giornata del torneo di Gallipoli 2014, ormai entrato nel vivo della competizione. Seguendo l'ordine dei gironi, ecco i risultati e i gol. La prima grande sorpresa arriva proprio dal gruppo A, dove la Juve perde contro i padroni di casa del capo di Leuca, grazie a questo bel gol di Cuppone che fa impazzire di gioia compagni e pubblico. La Nuorese, che ieri era stata travolta proprio dai bianconeri, si rifà con il bomber Cannas, già protagonista di un gol impressionante al debutto. Sono quattro i suoi sigilli di giornata, nella vittoria di misura sui russi dello Strogino. Nel girone B l'Inter esagera con i malcapitati kazaki dell'Almaty, segnando 15 gol, prima doppia cifra di questa edizione. Protagonisti un tempo a testa i due attuali capocannonieri del torneo. Opoku, che è anche il bomber stagionale dei ragazzi di Mister Migliavacca, ne fa 4, mentre Sorrentino, rapidissimo talento lombardo, partito coi pulcini nerazzurri sin dai primi calci, addirittura 5. Gruppo C, dominato dal Milan di De Vecchi, oggi di scena a Brindisi, è vittorioso per 2-0 sullo Zenit. Nell'altro match l'Ostia Mare supera in un confronto molto ruvido i padroni di casa del Gallipoli, decisivo con questa punizione alla Cristiano Ronaldo il numero 9 Bucri, autore di entrambe le reti. L'altra grande sorpresa arriva dal girone D, dove il Napoli cade sotto i colpi del Nick Bari, varese che vola dunque da solo a punteggio pieno, regolando 5-1 il Balam. Stesso discorso nel gruppo E per il Bayer Leverkusen, oggi vittorioso sul Taras Taranto, così come il Genk sul Sant'Aniello. Infine, il terzo colpaccio della giornata arriva dal pari tra City e Tor Tre Teste, una delle rivelazioni delle prime due partite. Chiude il quadro la vittoria del Pantanelli Siracusa sugli argentini del Los Aromos. A margine del match, nel pomeriggio, spazio poi al convegno sull'allenamento nei vari settori giovanili europei, tra differenze e scambi di esperienza ed informazioni. Un meeting dal significato importante e soprattutto in cui parlare concretamente di calcio e giovani. Bisogna proporre sempre delle cose nuove, cose sempre più specifiche a seconda della fascia d'età e poi stare attenti che insomma, i ragazzi cambiano e non è neanche facile poter insomma, prevedere le prospettive, ma il confronto permette poi di fare valutazioni, di far crescere tutti i ragazzi che ci sono. La linea guida è quella di lavorare sempre con grande intensità, con proposte tecniche, coordinative sempre di alto livello, la selezione che chiaramente deve essere di alto livello perché il talento va cercato insomma, nella propria regione, nel proprio diciamo, spazio, nel proprio territorio, ma poi va chiaramente sviluppato e portato avanti, per poi andare avanti chiaramente con le età successive anche in tutta Italia e nel resto del mondo. Però se si parte con una buona base dove il ragazzo lavora in un certo modo, chiaramente poi tutto è più semplice per proseguire il lavoro di alto livello.